io, che ero un rockettaro, nell'ascoltare questo James Taylor che cantava in napoletano, mi colpì talmente tanto da avere la pelle d'oca e quindi era un uomo destinato al successo. Beh, io mi sono avvicinato alla musica da ragazzo, frequentavo il liceo artistico all'interno dell'Accademia di Belle Arti, che per me è stata il giardino dell'Accademia, è stato quello che mi ha formato, dove ho visto alla fine degli anni 60 nell'avanguardia storica, sia musicale che teatrale in particolare, dove c'erano i fermenti del Living Theatre di Julian Beck. Io ero affascinato sia dall'arte che dalla musica. Allora era il periodo del rock internazionale, dei Led Zeppelin, Deep Purple, Rolling Stones, i Beatles che erano già partiti prima. Noi scimmiottavamo, facciamo le cover di questi gruppi, allontanandoci dalla musica napoletana che non ci soddisfava affatto, e man mano abbiamo iniziato a comporre nostre musiche e agli inizi degli anni 70, utilizzando quell'esperienza anche artistica, quindi di unire la spettacolarizzazione alla musica, abbiamo fatto gli Osanna, che con il tema dell'esistenzialismo dai libri di Sartre e dalle sculture di Giacometti ci ha avvicinato a questo mondo meraviglioso del rock progressivo. Facemmo l'uomo che uscì nell'agosto del 71 e da lì è partita tutta la mia storia degli Osanna che dura ancora fino ad oggi, a quasi 50 anni di distanza. Io sono stato sempre un tipo molto curioso, un po' eclettico, perché io appunto facendo arte figurativa e facendo musica, scrivendo anche testi, mi sono sempre incuriosito di tutto quello che la società, che i suoi fermenti culturali poteva offrire, facendo opportunamente critiche e cercando con la mia sensibilità di capire qual era la parte migliore. Sono stato un contestatore, sono stato uno di quelli che, partendo con la cultura del 68, no, di quando noi ci scontravamo con i fronti opposti, con il potere per raggiungere dei risultati, per ottenere un mondo migliore, no, quella che era la nostra aspirazione. Ho avuto molte soddisfazioni, ma anche grandi delusioni. Ma lo spirito è quello di adattarsi sempre a tutto ciò che succede, perché la vita è questa. Cioè, contestarla e poi allontanarsi e non viverla bene, secondo me, è sbagliato. Per cui, facendo le opportune distinzioni fra ciò che poteva essere buono e quello che invece era da scartare, io ho sempre amato ogni piccolo passo, ogni percorso che mi ha portato dalla mia giovinezza ancora ad oggi, e io ancora oggi sono quel curioso che va a capire e cercare in tutto quello che è la società le cose migliori, contestando quelle peggiori. Beh, il Napolitan Power che è nato a metà degli anni 70, noi progressisti, il rock progressivo, abbiamo anticipato questo fermento. Ha avuto a Napoli dei grandi gruppi e dei grandi cantanti, da Napoli Centrale a Pino Daniele. Tutti questi hanno prodotto un grande fermento musicale che però era anche qualcosa che si distingueva perché dava in senso critico un taglio a tutto ciò che era la musica precedente, e le canzoni che loro facevano con i loro testi, ripeto, da Pino Daniele a Napoli Centrale e tutti gli altri, avevano realmente tanta criticità nel mondo sociale che c'era, e questo vero Napolitan Power è stato un movimento che ha affermato un nuovo modo di raccontare la musica e di raccontare la nostra società e di raccontare addirittura Napoli, perché Napoli, quella obsoleta, quella da cartolina, a noi non ci stava più bene, e quindi abbiamo voluto raccontare una Napoli che sì, bellissima, meravigliosa, ma che ha un sacco di criticità e che è stata molto bistrattata da quello che è stato il movimento politico e sociale di chi in qualche modo ha governato e ha creato disastri. Beh, non è molto facile perché i ragazzi di oggi sono molto presi, ed è giusto che sia così, dalla tecnologia, loro seguono tutti altri percorsi, per cui quando tu vai a parlare di qualcosa che loro non vedono coi loro occhi all'interno di un
di un YouTube, di insomma, dei mezzi tecnologici, in qualche modo ti guardano come se tu fossi un marziano. Però io, che sono stato un insegnante di scultura al liceo artistico, a un po' alla volta sono riuscito a far gustare sia l'arte contemporanea a ragazzi che erano abbagliati solo da Michelangelo, Raffaello e Caravaggio, e sia nella musica d'avanguardia, perché anche loro erano chiaramente schiavi di, senza fare critiche, di Gigi D'Alessio, di Gigi Finizio, chiaramente parlo di Napoli e dintorni, avevano chiaramente le radio che uccidevano con certo tipo di neomelodismo, e io un po' alla volta ho detto: voi non dovete non amare i vostri idoli, ma dovete capire che c'è anche altro e dovete fare le giuste distinzioni. Poi continuate anche ad amare chi volete, ma non dovete schifare o buttare via ciò che non conoscete, perché la chiave della conoscenza, della curiosità, è la cosa che invita tutti a capire qualcosa. Io posso dire innanzitutto di ascoltare Hot Rats di Frank Zappa, che non ci azzecca niente con Neapolitan Power. E poi credo che tre dischi in assoluto non so dire, però il Neapolitan Power con Napoli Centrale, con Pino Daniele, e anche con Noi Osanna, a questo punto qua lo dico, credo che si possa entrare in un mondo dove c'è una scoperta meravigliosa da fare. Beh, il mio ricordo con Pino, visto che poi ho litigato per 30 anni e quindi non l'ho sentito, cioè io l'ho conosciuto ai suoi esordi, proprio all'inizio, quando nessuno ancora lo conosceva, e poi l'ho visto direttamente sul palco. Negli ultimi anni abbiamo, diciamo, fatto, tra virgolette, pace, perché lui era molto difficile, era un grande musicista, una persona veramente eccezionale, ma non aveva proprio un carattere così facile. Io i miei ricordi chiaramente sono legati all'inizio, a quando lui non era ancora conosciuto, perché mi si avvicinò un giorno per chiedermi di ascoltare dei suoi provini. Io lo feci, lo portai a casa mia, e lui, suonando magistralmente la chitarra alla James Taylor e cantando in napoletano, mi colpì, mi venne la pelle d'oca e capì che era una persona che sicuramente sarebbe arrivata al successo. Da lì in poi, con le mie attrezzature, il mio home studio, nel 75 iniziamo a fare i primi provini. Lui è stato 5-6 mesi a casa mia, abbiamo lavorato su questi provini, ho fatto il primo suo servizio fotografico, che è uscito poi su Che Calore. E il mio ricordo è quello di aver conosciuto una persona acerba, ma che aveva tutti i presupposti per diventare famoso. Cioè, il suo corpo, la sua voce, lui non è mai stato un grande cantante, però aveva un modo di cantare che era affascinante. Ti ripeto, io che ero un rocchettaro, nell'ascoltare questo James Taylor che cantava in napoletano mi colpì talmente tanto da avere la pelle d'oca. Era un uomo destinato al successo, e così è stato.